Buonasera a tutti amici di Saravero, ben ritrovati un altro venerdì in nostra compagnia di ciò che riguarda la nostra spiritualità, di ciò che riguarda il cielo, il cosmo, le stelle e chi più ne ha più ne metta. Sono molto emozionato questa sera perché ho qui di fianco a me due grandi ospiti con i quali stasera andremo a esplorare quello che è l'interno, forse il punto da dove parte tutto, in quasi la sua totalità. Perché andremo a studiare la nostra psiche. E con chi lo faremo? Lo faremo con due ospiti straordinari. Uno di questi ospiti l'abbiamo già avuto su una puntata speciale della scorsa primavera su Gustavo Adolfo Roll, e lei è definita da scrittori, appunto biografi di Roll, la più esperta d'Europa in fatto di misteri della psiche. Quindi è con molto piacere che vado a presentarvi Paola Giavetti. Ciao Lorenzo. Bentrovata. E bentornata a te. Grazie. Al suo fianco un altro personaggio straordinario, luminare, psicoterapeuta, grazie. Tra l'altro qua vicino, qua a Bologna, il dottor Michele Guandalini. Ciao grazie, Michele, benvenuto grazie, qua. Grazie Lorenzo, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie allora, prima di partire ricordiamo come fare per metterci in contatto con noi, anche se so che i seguaci di Saravero sono talmente affezionati che ormai sanno a memoria i nostri contatti, la pagina Facebook, la diretta su YouTube che sta avendo tantissime visualizzazioni da quando abbiamo iniziato anche ad andare in diretta su quella piattaforma, e il numero per scriverci su WhatsApp, che ogni venerdì la chat di WhatsApp è invasa dai vostri meravigliosi messaggi, che ricordo 346 107 7159. Ma ora facciamo le valigie, saliamo non sull'aereo, non sul treno, ma come facciamo di solito, sull'astronave, e partiamo per questo meraviglioso viaggio con i nostri ospiti. Prima domanda per Paola, ovviamente da gentiluomini prima le donne. Paola, tu ti sei molto interessata a quello che è l'argomento di stasera, ovvero l'ipnosi regressiva, e quindi di conseguenza alle vite precedenti, perché è ciò che l'ipnosi regressiva farebbe vedere. Hai parlato di molti autori che credono appunto alla teoria della reincarnazione, filosofi letterati quali Tolstoi, Dostoevsky, Goethe, e quindi chiedo a te, puoi darci qualche informazione a riguardo? Sulla ricerca in questo campo? Assolutamente. Allora sì. Ti posso dire questo, che l'ipotesi reincarnazione viene indagata dalla ricerca psichica non per scopi dottrinali, ma per cercare eventuali sostegni all'esistenza reale di questa dottrina delle molte vite, nella quale crede mezzo mondo, tutto il mondo orientale, induismo, buddismo, crede per fede. E anche nel mondo cristiano ci sono parecchie persone, ne hai citati alcuni, tra i famosi, ma tante persone che sono molto attirate da questa dottrina, dall'idea che non si viva una volta, ma più volte. Il concetto sarebbe questo, che una sola vita non sarebbe sufficiente per fare tutte le esperienze possibili sulla Terra, magari c'è una vita molto breve da chiedersi il perché, oppure vite molto lunghe ma magari insignificanti, oppure vite sacrificate, altre fortunate. Allora, tutte queste differenze che ci sono e che sembrano ingiuste si appianerebbero, usiamo i condizionali, se invece questa vita attuale, la vita attuale, viene collocata in una catena di vite dove adesso per esempio mi va tutto bene, mi sono fatto per meritarmi che vada tutto bene, nelle vite precedenti magari le cose non sono andate così lisce, e quindi sarebbero destinate a fare un po' tutte le possibili esperienze sulla Terra. Allora, la ricerca psichica studia l'ipotesi della reincarnazione fondamentalmente con due metodi. Primo, i ricordi spontanei dei bambini, e qua c'è una ricerca vastissima, sì, che è stata, e tante prove anche, tante prove, poi Michele ci bambini racconterà. Piccoli, quindi non suggestionabili, che appena cominciano a parlare, parlano, raccontano di cose che non sono quelle attuali, no? Parlano di vite che non sono quelle che stanno vivendo, addirittura a volte di genitori che non sono quelli, fanno i nomi, così via, di case che abitano, e tante volte sono stati anche, insomma, sarebbe
lunghissimo da raccontare, c'è tanta documentazione, tante volte i ricordi di questi bambini sono stati trovati esatti, sono stati portati sul luogo che dicono di ricordare, riconoscano la casa, riconoscano le persone, a volte in questi casi non è passato molto tempo tra la vita della presunta personalità precedente e la vita attuale, quindi c'è modo di ritrovare. Quindi questa è una delle strade. L'altra strada è quella dell'ipnosi regressiva, che viene praticata anche dal mio amico Michele Guandalini, cioè la persona posta in ipnosi viene messa in uno stato di coscienza per cui si sgancia dalla realtà del momento e va indietro nel tempo a rivedere delle cose. Succede spesso che quello che viene rivissuto ha degli agganci con la realtà presente, a volte spiega le situazioni presenti, certi nodi, certe scontentezze, certe difficoltà, a volte anche traumi, ansie, paure, timori, angosce e così via, si spiegano attraverso questo vissuto. E quindi è molto interessante, ne viene fatta anche una terapia, ma non soltanto da noi in Italia, noi stiamo arrivando adesso, ma nei paesi anglosassoni sono tanti anni che parlano appunto di terapia della regressione ipnotica, perché quello che viene rivissuto a volte giustifica e spiega i traumi presenti, le situazioni presenti. Se ho un minuto di tempo ti faccio un caso solo, del primo che ho conosciuto direttamente. Paola. In Italia, già diversi anni fa, quando se ne parlava molto meno di adesso, mi venne a trovare un medico di Trieste, il dottor Mongiovì, che ora purtroppo non c'è più, è morto molto prematuramente. Lui praticava l'ipnosi regressiva, un medico e psicologo, praticava l'ipnosi regressiva per riportare il paziente a momenti precedenti, ma della vita attuale. Per esempio per cercare di vedere se c'era un trauma dimenticato che potesse risalire alla primissima infanzia. E una volta invece con un paziente che si era rivolto a lui perché aveva una... A un certo punto, diciamo verso i 30-35 anni, questo giovanotto aveva cominciato ad avere il terrore di uscire e di cadere, un'agorafobia terribile, per cui era arrivato al punto, questa cosa era cresciuta rapidamente, aveva paura di uscire di casa, non si affacciava più una finestra, aveva il terrore di cadere e aveva paura del vuoto, quindi anche di una piazza, di tutto. Ed era andato da dottor Mongiovì per vedere, Mongiovì pensò che potesse avere avuto una caduta quando magari era ragazzino che non ricordava, o addirittura che potesse essere caduta la mamma quando era incinta di lui. Niente di tutto questo, però a un certo punto questo si ritrovò in una vita precedente avvenuta un secolo, più o meno un secolo fa, all'inizio del Novecento, e diede anche dei dati a Verona, dei nomi, eccetera. E disse di essere un ragazzo di 18 anni che aveva fatto la maturità, che adorava la montagna, che i genitori come premio per la promozione gli avevano regalato una settimana in montagna con una guida per fare delle scalate. Quindi il ragazzo aveva raccontato con grande gioia la settimana in montagna, gli allenamenti preparatori alla grande scalata, e io ho poi sentito la registrazione, perché avevo registrato tutto, molto impressionante. A un certo punto si avventurano per la grande scalata legati in cordata, quindi descrive le montagne, la bellezza, i panorami che si vedono, la gioia di questo ragazzo. A un certo punto però la corda si spezza, adesso non ricordo per quale motivo, e precipitano tutti e due, e l'esperienza si conclude con un grido terrificante di questo ragazzo mentre cade. E poi a un certo punto non si sente più niente, e il dottore mi ha detto che ha provato a fargli tante domande, zero, non diceva più niente. Rifacendogli sentire la registrazione, lui è entrato nell'ordine di idee che potesse avere vissuto questa esperienza in una vita precedente, cioè aver avuto questo grande trauma della caduta in montagna, della morte per caduta. E quindi ha cominciato a ragionarci su, e alla fine ha superato il suo problema ragionando su questa cosa. Quindi terapia, lui si venne da me a parlarne, il dottor Mongiovì, perché era ancora allibito di questa cosa, lui non se l'aspettava. Dopo ne ha fatto una terapia, è andato avanti, e fra l'altro lui è andato a ricercare la famiglia, la casa, l'albergo in montagna dove erano, aveva fatto i nomi, ha trovato tutto. Quindi incredibile. Sì. Cari amici, succede questo a volte. Cari amici, siamo partiti col botto, la Paola ci ha fatto partire proprio col freccia rossa in maniera straordinaria. Tra l'altro, per l'esperienza dei bambini che ricordano la vita precedente e quello che poteva essere, a volte ci sono anche manifestazioni fisiche sul corpo. Sì, e questi bambini ricordano addirittura
come si sono fatti quel trauma, quella ferita nella vita precedente, nella casa. Sì, sì. C'è una casistica anche fotografica. Io ho un libro del professor Stevenson, che è il maggiore studioso di questi fatti. Ho un libro dove che ce l'ho nell'edizione inglese. Ci sono tutte queste cicatrici oppure malformazioni che non esistono in natura come segni di nascita spontanea. Per esempio, ricordo un caso di un bambino, una bambina forse, che era nata avendo una cicatrice intorno alla testa, che partiva da qui, qua, così, con i punti lunghi in questo modo, e ricordava di aver avuto un incidente, di essere stato addirittura assassinato, mi sembra, che l'avevano quasi scalpato, diciamo così, ed era stato poi ricucito dal medico, dal chirurgo, in tutti questi punti, ed era poi morto però in seguito alla cosa. E quindi il bambino era nato avendo addosso un segno così, che non esiste una cicatrice di quel tipo. Assolutamente. Altri nascono con disegni di cicatrice lunghi in questo modo. Un bambino, ricordo, che ricordava di essere morto in seguito a una coltellata che gli era stata data. Quindi segni compatibili con i ricordi spontanei che hanno i bambini, quindi una cosa ancora più inquietante. Sì, così. Sì, assolutamente inquietante, ma anche fantastico per quello che potrebbe essere la nostra comprensione, che finalmente sta arrivando, del fatto che siamo eterni, che non si muore mai. Ma Paola... Come minimo che sopravviviamo a questa vita, poi vediamo per quanto. Esatto. Abbiamo appena parlato con Paola, che è la maggiore esperta d'Europa, diciamo, in queste tematiche, come citano diversi autori, ma ora andiamo a parlare con colui che pratica quello che abbiamo appena scoperto essere una terapia vera e propria. Michele Guandalini, tu sei uno psicologo, appunto, psicoterapeuta, e ti occupi da anni anche di curare le persone, appunto, applicando questa ipnosi regressiva alle vite passate. Come sei arrivato a questo? Allora, intanto volevo chiudere un po' il discorso, la bella cosa che ha detto la Paola, relativamente alle informazioni che vengono riportate dalla nostra coscienza o dall'anima, diciamo così, sul corpo, che sarebbero informazioni, secondo le ultime ricerche, gli ultimi studi, che riguardano diciamo, gli approfondimenti che ha fatto la fisica dei quanti, la fisica quantistica. Cioè, noi sappiamo che la nostra coscienza, almeno questo il premio Nobel dell'anno scorso, che è il dottor Roger Penrose, ricorda che la nostra coscienza sarebbe archiviata, o comunque si troverebbe ubicata in microtubuli alla base del cervello, e sarebbe formata da microparticelle quantiche che si ritrovano in forma gassosa. La cosa curiosa è che queste particelle quantiche registrano le informazioni e quindi farebbe anche, come dire, darebbe anche una spiegazione comprensibile di questi fenomeni, cioè riporta nel corpo successivo, seguendo il principio della reincarnazione, cioè che la coscienza o l'anima, ma per la fisica dei quanti o per le scienze animistiche sono la stessa cosa, quelle informazioni che sono relative alle esperienze già vissute. Quindi, in realtà, il fatto che anche il corpo registri questo tipo di informazioni per la fisica dei quanti non è strano, così come le stesse competenze o i talenti che le persone documentano di avere, no? Quando un bambino a 3 anni, 4 anni sa suonare il pianoforte, uno si chiede come fa a saperlo se non l'ha mai studiato. Quindi queste informazioni evidentemente da lassù arrivano, sono competenze innate o talenti innati. Per quanto riguarda me, siccome si dice che le coincidenze non esistono, io mi sono ritrovato un giorno a cercare una persona che mi desse una mano per ripartire anche con l'attività di libero professionista, perché io nel frattempo avevo fatto un'esperienza come psicologo, ma anche come direttore di comunità terapeutiche, e mi sono ritrovato da una persona così, diciamo, come ho riportato nel mio primo libro, quasi casualmente. Poi di fatto sappiamo che evidentemente il caso non esiste. In un momento in cui cercavo nella mia vita parlo di anni fa, di ripartire con la libera professione. E stavo tra l'altro leggendo il libro di Brian Weiss, il famoso Molte vite, molti maestri, che è il suo primo libro, no? Diciamo un po' l'ABC per gli italiani. E mi hai anticipato la prossima domanda, caro Michele, proprio perché volevo chiederti di questa tua conoscenza con il dottor Brian Weiss. Appunto. Sì, io ho fatto 2 corsi di formazione con lui, ho avuto l'opportunità di partecipare, di frequentare queste bellissime esperienze, ho fatto queste esperienze molto appassionanti, e nel frattempo io mi ero già attivato, perché ero
mi ero ritrovato in mano questo meraviglioso, questo metodo che io considero fantastico, e vedevo che le persone mi raccontavano e mi descrivevano esperienze vissute davvero in altre vite. Dopodiché è chiaro che io sono un tecnico, sono uno psicologo, quindi devo stare attento, cioè a me quello che interessa è capire come funziona la mente, aiutare la persona chiaramente a risolvere dei problemi, come la Paola spiegava prima relativamente al dottor Mongiovì, cioè avere comunque delle competenze che mi servissero per aiutare i clienti che vengono a superare i loro traumi, le loro fobie, le loro paure. E più di una volta mi è capitato di avere persone che avevano in effetti tutta una serie di problemi, poi si andava a guardare, a leggere, usiamo questo termine che fosse più appropriato, a leggere nelle vite precedenti, e le persone mi raccontavano di esperienze che avevano delle incredibili, tipo, non so, una signora che aveva la fobia degli aghi mi raccontò che quando era piccina, nel 1700, suo papà aveva una fucina dove lavorava, realizzava stiletti, coltelli, spade o pugnali, e la bimba a 5 anni era caduta su uno di questi stiletti che gli si era piantato nel petto, senza morire, però si era ferita, si era fatta molto male. Certo. E mentre viveva quell'esperienza stava piangendo. Tra l'altro anche questo è abbastanza singolare, perché le emozioni vengono vissute con un'intensità incredibile. E allora io mi sono ritrovato lì, questo bellissimo, tra le mani, questo bellissimo metodo, e ho deciso di svilupparlo, di andare avanti, naturalmente leggendo, studiando, e soprattutto sperimentando e seguendo i grandi, insomma, in particolare il dottor Weiss o Weiss, e va bene, ce ne sono tanti altri che hanno affrontato l'argomento, Andy Tomlinson, eccetera, cioè autori che avevano affrontato questo tema, e mi sono ritrovato in effetti che molte delle cose che venivano fuori erano successe. E io so che hai conosciuto un altro grande di questi pezzi grossi, no? Chiamiamoli così, il dottor Thorvald Detlefsen, un nome impronunciabile. Io ho letto un po' di cose, ma la Paola invece ne ha parlato e lo ha conosciuto personalmente. Sì, l'ho incontrato parecchio. Si chiama appunto Detlefsen, Thorvald Detlefsen, è di Monaco, era, perché è morto anche lui, molto presto, prima dei 60 anni è morto. E lui è stato per i paesi di lingua tedesca il primo che ha parlato di queste cose. Io ho tradotto due libri suoi, che si chiamano Il destino come scelta, Malattia e destino uno, e Destino come scelta l'altro. E quindi lui, in questi libri che sono poi andati benissimo, io li ho portati in Italia, li ho tradotti per le edizioni mediterranee, e lui è stato uno dei primi a fare l'ipnosi regressiva. Poi a un certo punto lui ha smesso di usare l'ipnosi e non ha mai voluto dire che cosa. Ha ragione. Ho cercato di chiederglielo, dice no, questo è il mio asso nella manica, cioè attraverso un insieme di suggestioni, di inviti, eccetera, mette il paziente in uno stato d'animo per cui ricorda anche senza andare addormentarsi, diciamo. Detto che funzionava. Si chiama ipnosi benissimo. Senza ipnosi. Eh? Ipnosi senza ipnosi. Ipnosi senza ipnosi. Lui usava questa e lui ha fatto veramente uno straordinario lavoro anche di informazione, perché ha scritto vari libri. Era un uomo anche molto affascinante, come sentivo parlare. Bisognava sapere il tedesco, se no non capivi niente, però con un bell'uomo alto, con una sicurezza, proprio ti dava voglia di affidarti, ecco, a lui. E dopo che io gli feci delle interviste, cosa succede? No, è che stanno arrivando veramente tantissimi messaggi su Facebook e tra me e la regia siamo molto incasinati, speriamo di riuscire a leggerli tutti. E comunque vai pure avanti, Paola, perché stiamo entrando. Ti dicevo solo questo, che lui appunto, quando io cominciai a scrivere degli articoli su di lui, delle interviste e così, arrivarono tantissime richieste di andare da lui, e tutti volevano che lui facesse la terapia in italiano, ma dico, certo. Ragazzi, abita in Germania, a Monaco, in inglese, ecco, la poteva fare, ma in italiano no. Quindi comunque lui ha avuto un grandissimo successo e ha lasciato questi bei libri, è stato lui uno degli antisignani, proprio assolutamente. Pietra miliare. Ecco, una cosa bella che noi cerchiamo di fare anche qui a Saravero è fornire una sorta di letteratura, una bibliografia che solitamente non è conosciuta, proprio per andare sempre più a fondo di queste tematiche, sì. E sperimentare, no? Come si dice, un gusto, un cibo lo si assapora con la propria bocca. Ed siamo noi che dobbiamo andare a cercare a leggere queste testimonianze per sapere veramente di cosa si tratta.
Ecco, Paola ti saluta un'amica, Mirella Santamato. Ah, bene. Avremo ospite fra qualche settimana, tra l'altro, sì. Ma andiamo a fondo, caro Michele, nella questione, perché tu vivi il momento, essendo il terapeuta dell'ipnosi regressiva, e cosa rilevi, cosa vivi, cosa provi tu, cosa prova, diciamo, il paziente? Ma allora, qui entriamo in un concetto un po' più ampio, che è il concetto di campo, chiamato così, almeno dagli studiosi, dai ricercatori. Cioè si crea a livello empatico un fenomeno che è particolarmente strano, che fa sì che condividi con l'altro le stesse emozioni. E quando tu, per esempio, sei vicino a una persona con cui stai bene, senti quel senso di benessere, così se questa persona sta male puoi percepire il suo stato emotivo. Allora si crea una sorta di campo che consente, almeno a me come terapeuta, di vivere un po' le emozioni che vive anche il paziente e in qualche modo di immedesimarmi in quello che vive lui. È una strana sensazione, perché io ho come una serie di proiezioni, di immagini, che mi permettono in qualche modo di vedere, tra virgolette, di interpretare quello che è il pensiero della persona nel momento in cui me lo documenta, cioè mi fa i racconti, mi dice che è nell'antico Egitto, quindi magari mi immagino io stesso, no? L'esperienza che sta vivendo, eccetera. E in qualche modo questo mi permette anche empaticamente ed emotivamente di sostenere la persona, che a sua volta sente che io ci sono, percepisce la mia presenza, ma soprattutto sente, diciamo così, la stabilità, insomma, di quello che è un momento in cui si può anche lasciare andare e vivere quelle emozioni. Allora, che cosa succede? Che noi non siamo sicuri, e qui dobbiamo dirlo con correttezza, perché se no veramente saremo qua a raccontare qualcosa che non è documentabile, o comunque sempre. Poi abbiamo trovato tantissimi riferimenti, come diceva la Paola, io stesso ho avuto... Non si dà come... Non lo diamo per certo, però perché la nostra mente parla per metafore, no? Certo. Quindi noi sappiamo che la mente crea, realizza tutta una serie di immagini, fantasie, chiamiamole come vogliamo, qualcuno li ha chiamati giustamente falsi ricordi, che in realtà non hanno magari nessun tipo di attinenza, fermo restando che io non posso tornare indietro se uno mi dice che è nell'antico Egitto a verificare se è là, cioè questo lo diamo per assodato, giusto? Quindi però si crea una relazione empatica, cioè una sorta di energia condivisa che consente alla persona di lasciarsi andare e allo stesso tempo di comunicare quello che sta vivendo. Quello che è curioso, e qui parliamo più da un punto di vista tecnico, che rivivendo quell'esperienza, cioè sostanzialmente la persona vive quello che è il trauma, di cui parlava anche Sigmund Freud, cioè in sostanza rivive quell'esperienza, però la vive in uno stato emotivo che fa sì che a livello catartico si crei quel fenomeno che è singolare, che è importante per risolvere il problema, che è quello di separare l'emozione dal ricordo, che in questo caso è inconscio. Poi che sia ubicato nelle vite precedenti, nel passato di questa vita, questo non lo sappiamo, però, nel senso che non abbiamo certezza, però quello che avviene è proprio questo fenomeno, cioè la separazione dell'emozione, quindi la paura, l'ansia, il dolore, la fobia, eccetera, da quella che è un ricordo o che viene visto come tale, perché attenzione, ripeto, non abbiamo la certezza che sia un ricordo. Però quel tipo di esperienza consente di liberare l'emozione da questo avvenimento, da quello che è accaduto. Poi che sia una proiezione della mente o che sia semplicemente un'esperienza così legata a una fantasia, poco conta, però sappiamo che funziona. E quello che è curioso, e di questo io ringrazio anche il dottor Weiss, perché lui poi lo ha ammesso, cioè ci sono persone che magari semplicemente vivono in questa dimensione fantastica e comunque risolvono i loro problemi. Altre persone, e qui lo vedi immediatamente, che cambiano completamente tono, lo stato d'animo, improvvisamente la loro voce cambia completamente, si abbassa e tu hai il sentore che sia completamente, come dire, lontano dal mondo in cui tu avevi condiviso, stavi condividendo quell'esperienza, cioè mentre sei lì di fianco al lettino. E in quel momento la persona non è più, tra virgolette, gestibile, cioè la devi guidare, però ti rendi conto che vive completamente in una dimensione diversa, differente. E qui sì, succedono delle cose incredibili, perché dopo poi siamo andati a verificarlo e gli eventi che mi avevano raccontato, ce ne sono più di uno, anzi anche la Paola, devo ringraziarla, ne ha pubblicate due su Luce e Ombra, che è la rivista che lei dirige,
E io, va bene, insomma, anch'io ho scritto i miei libri, pochi, no, non ho. Ma no, ma soprattutto perché io sono un clinico. Tu fai un altro mestiere. Sì, io sono un clinico, quindi lavoro, faccio queste cose qua, chiaramente molte cose le riporto perché sono belle esperienze, e però succede questo, che poi la persona si libera da quell'angoscia, da quella fobia, eccetera. E questo è quello che a me interessa, io sono psicologo, quindi l'obiettivo è questo, però non posso dire che questa dimensione così meravigliosa io non l'abbia presa in considerazione. Ti faccio un'altra domanda, Michele, che adesso inconsciamente ci hai già risposto, però c'è chi dice che noi viviamo in un mondo duale, no? Dove c'è sempre il bianco e il nero, la luce e il buio, la notte e il giorno, eccetera. C'è chi dice che l'ipnosi regressiva sembrerebbe guidata dal terapeuta. Però alla fine non è così, perché il terapeuta ascolta ciò che il paziente, no? No, non è esattamente così, nel senso che si stabilisce l'obiettivo su cui lavorare prima di iniziare la seduta, per certo, forza di cose, quindi c'è un tema, una fobia, qualcosa. Dopodiché si invita il paziente ad andare, o il cliente, meglio usare questo termine un po' alla rosa, si invita il cliente ad andare a ricercare le cause del problema. Dopodiché quello che lui vive in termini esperienziali me lo documenta, me lo chiaro, dice. Non sono io che gli dico cosa deve vedere. Esattamente. Questo è evidente. Quindi sfatiamo questo mito. Assolutamente, di chi dice sì, che sia guidata. Ecco, io quello che faccio è portare la persona avanti e indietro nel tempo quando vedo che ci sono o delle esperienze che poco contano, almeno dal mio punto di vista, nella ricerca che sto facendo io, oppure quando mi accorgo che il paziente sta soffrendo. Allora in quel caso lo sposto da quell'esperienza se vedo che è troppo forte. Però fargliela rivivere in qualche modo, cioè sorvolare il famoso trauma, è importante da questo punto di vista, perché vuol dire creare quello che dicevo prima, cioè creare quella scissione, quella separazione tra l'emozione e il ricordo. Quindi fargli vivere l'esperienza in alcuni casi è importante, in modo delicato, però bisogna fargliela rivivere. Assolutamente. Altrimenti non serve a niente, insomma. Assolutamente. Ora Paola, veniamo un attimo a te, perché io so che tu qualche esperienza di ipnosi regressiva con hai lui vissuta. Sì, ecco, sì. Guarda il caso, che congiunzione astrale, che poi congiunzione non è, perché tutti sapevamo di questa. Ma tutti, raccontaci chi, un po'. Chi? Allora, sì, sì, raccontaci un po'. Lo possiamo dire perché la Paola l'ha scritto nel suo ultimo libro. Sì, l'ho quindi scritto molto larvatamente, sì, molto bene, nel libro. E devo dire in partenza che fare un'esperienza con lui è molto gratificante, molto sereno. Grazie. Perché lui ti guida, ti fa andare in uno diverso stato di coscienza con delle suggestioni, un po' di musica, la parola, suadente, calma, eccetera. Aspetta, perché poco fa abbiamo detto che l'ipnosi regressiva non è guidata. Ti guida significa che ti porta al rilassamento, ti porta per rilassamento, poi entrare. È la ti prima porta parte, che si chiama l'induzione. Certo, sì, perfetto. Ti porta, ok, quindi c'è una dice prima parte che si chiama induzione. Sì, che tu, perfetto, ti metti lì sul suo lettino, se penombra. Lui, come fanno tutti, insomma, lui ti parla e ti dice adesso farai qui, farai là, ma non è che mi ha guidato in niente dove dovevo andare. E io sono andata a fare questa esperienza con lui perché qualche tempo prima avevo conosciuto una persona con la quale c'era stata la sensazione reciproca, ma soprattutto mia, di conoscerci da sempre, ma fortissima, non mi era mai capitata una roba così, proprio. E poi si è creata subito, fin dal primo incontro, proprio una grande fiducia e confidenza. Ma cosa si prova in quei casi? Perché deve essere molto forte. Beh, è forte, ma è stata una cosa poi serena, gioiosa, non niente di traumatico. Certo. Però a un certo punto con questa persona, siccome avevamo tutte e due, ma ripeto, soprattutto io, questa sensazione di conoscenza antica, cioè di conoscersi da sempre, di sorpresa di vedere questa persona e dirgli ma perché sei tornato proprio adesso, una cosa stranissima è capitata, niente di traumatico, ma questa cosa ha suscitato curiosità in entrambi, per cui siamo andati in due da lui e lui ci ha messo tutti e due in uno stato d'animo quello necessario, solo che l'altra persona non ha visto niente, secondo me non si è lasciato andare, è rimasto chiuso, avrà avuto le sue resistenze. E io invece facilmente mi sono sganciata dalla realtà quotidiana, mi sono trovata in una situazione di 200 anni fa, mi sono vista vestita con abiti ottocenteschi. Ecco Paola, ti interrompo un attimo perché andiamo a sviscerare fra pochissimo questa sorpresa, questo uovo di Pasqua, perché adesso andiamo un attimino in pubblicità e dopo torniamo con uno dei pezzi forti di oggi. A fra poco.
riso al forno con pomodorini di guarnizione. I pomodorini hanno questa tragica caratteristica: fuori fritti, dentro palla di fuoco a 18.000 gradi. E questo me lo pappo io. Pizzeria Arturo, vi accoglieremo in tutta sicurezza e prevenzione, rispettando ogni norma di distanziamento. Oltre alle nostre ottime pizze, serviamo anche pizze alte, tirate e al metro, in aggiunta a squisiti primi e secondi. Vi aspettiamo! Astec progetta e realizza infrastrutture dati in fibra ottica integrate con connettività internet e wifi. Evoluto per alberghi e ristoranti, semplificando la gestione dell'hotelleria, sopralluoghi senza impegno. Da oltre 40 anni, Torneria Bianchi Luciano, il punto di riferimento per le lavorazioni meccaniche. Con personale altamente qualificato, siamo in grado di garantire un prodotto finale eccellente per le esigenze del cliente. PC Outlet Computer Shop, e-commerce di prodotti informatici ricondizionati, PC, notebook, server, workstation, monitor. Spedizione gratuita in tutta Italia. Visita il nostro sito e acquista subito. Cesenatico Village, il parco giochi per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Cesenatico, in Viale Carducci, angolo via Venezia 171. Tutte le sere, dalle 20 alle 24. A San Giovanni in Persiceto, immerso nel verde della natura, ristorante Sorsi e Morsi, aperto tutte le sere di agosto, propone le migliori carni della fattoria ed i primi piatti della tradizione nel fresco giardino estivo. Visita il nostro sito. Abita in via Rossini 85. Grazie. TVB Studio 85, la nuova TV che ti vuole bene davvero. Ciao a tutti amici, bentornati nuovamente a Saravero. Questa sera siamo nel pieno di un viaggio interiore oltre che esteriore, perché parliamo di ipnosi regressiva e reincarnazione con la dottoressa Paola Giovetti, e lo ribadisco, definita la più esperta d'Europa in fatto di mistero della psiche, e il terapeuta, appunto, che come mestiere svolge anche terapie di ipnosi regressiva, Michele Guandalini. Eravamo nel bel mezzo dello svelamento dell'ipnosi regressiva di Paola, no? Sì, sì. Quindi 200 anni fa tu ti sei vista. Io mi sono vista, ho ricostruito che doveva essere circa 200 anni fa, dal modo in cui ero vestita. Cioè, avevo questo vestito lungo, stretto in vita, lungo fin per terra, scollato così, con dei pizzi, e mi sono trovata anche in un ambiente che corrispondeva, in una veranda con questi vetri, con dei bordi dorati, insomma qualcosa che le vedi nei palazzi antichi che adesso non si fanno più. Quindi ho ricostruito che dovremmo essere più o meno due secoli fa, ecco, dall'abito. E mi sono vista con questa persona di cui parlavo prima, con cui ho avuto l'impressione di conoscenza antica, anche questa persona tutto vestito da 800, ma rivedo l'abito che aveva, la trama del tessuto, il colore, ma con una nitidezza, una precisione. E lì c'è un po' una storia tra me e lui, che eravamo come fidanzati all'epoca, e poi a un certo punto andiamo fuori dalla veranda, camminiamo, e lui a un certo punto mi dice che se ne deve andare perché va in guerra, perché è un motivo d'onore che mi deve lasciare. E quindi se ne va e mi lascia vicino, mi dice: ti lascio con questa figura vicino, una figura come di monaco, alto, con un abito da monaco lungo, il cappuccio non l'ho visto in viso, e questo qui mi mette una mano sulla spalla e mi dice: adesso ti accompagno dove eri prima, mi accompagna, io ero tutta disperata perché questo se n'era andato, mi accompagna alla veranda, e arrivata alla veranda mi dice: adesso te la devi cavare da sola. E a quel punto lui mi ha richiamato indietro, e io mi sono svegliata che piangevo, ti ricordi? Sì. Ho dovuto dare dei fazzolettini, certo. Io non ho neanche il pianto così facile, però ero proprio disperata per questo abbandono. Dopodiché ne abbiamo discusso, naturalmente non c'è nessun modo per vedere niente, io fra l'altro nei riguardi di questa persona siamo amici, ma basta, insomma non c'è nient'altro. Cioè, e quindi è diventato una specie di scherzo fra noi due, che
ogni tanto questo mi dice guarda che ti torno a abbandonare un'altra volta, ci scherziamo sopra, adesso è diventato un gioco. Però io lì per lì l'ho proprio vissuta con sofferenza questo abbandono, e in qualche modo mi giustifica questa sensazione di conoscerlo, la sensazione di dire ma perché sei tornato proprio adesso da me? E in effetti lui è tornato, l'ho conosciuto perché lui mi ha cercato, perché aveva bisogno di certe mie competenze, insomma, aveva bisogno di sapere delle cose che io so, e quindi per motivi suoi personali. Quindi c'è un po' di motivazione, c'è. Però non so come andrà a finire, se ci saranno delle altre tappe. C'è stata un'altra piccola tappa. Noi ci siamo. C'è stata un'altra... Questo ci porta sul tema delle anime gemelle, delle fiamme gemelle, che è bellissimo, no? C'è l'idea che ci si rincontri di vita in vita per portare a termine quelle esperienze che non si sono concluse prima. Assolutamente, anche il fatto di reincarnazioni collettive, cose sì, che ci si reincarna gruppi. Abbiamo messo 200 anni. Ma là il tempo non esiste, cioè sì, fuori da questa dimensione, infatti, noi sappiamo che il tempo è nullo. Comunque, devo dire, per me, a parte i contenuti che ci sono stati, che in certo modo mi hanno spiegato l'impatto che ho avuto con questo signore, mi ha molto interessato la meccanica della cosa, perché io ero lì tranquilla sul mio lettino, che, perché un'altra volta avevano tentato di mandarmi in ipnosi, non c'erano riusciti assolutamente, quindi non ero neanche sicura di che la cosa funzionasse. E allora si vede che c'è una connessione anche fra voi due particolare, perché noi, non molta è un fiducia, caso molta fiducia sì, molta sì. Stima, beh, molta fiducia reciproca, io mi sono proprio abbandonata, ma mi pare che neppure l'altra volta io avessi delle riserve, facevo di tutto per andare in ipnosi, per far contento il terapeuta. E allora niente, zero, non poteva funzionare. Non lo so, o è stato più bravo lui o era il momento giusto per fare quell'esperienza. Comunque mi ha colpito proprio la meccanica della cosa, che io a un certo punto l'ho preso sganciata e mi sono trovata di colpo in un altro posto, e tutto diverso, con altri abiti, quindi con... E la coscienza non era la mia di adesso, era quella là, era la coscienza, ero totalmente là, ecco. E quindi è interessante anche come esperienza, indipendentemente dai contenuti, interessante come esperienza curiosa. Insomma. Perché la vivi intensamente, come se tu fossi dentro a un film, ci sei dentro, completamente. Certo. Ripeto, mi sono svegliata piangendo, che è andata lì tutta allegra e contenta, dopo fece un po' una scenata lui, dicendo cosa mi hai fatto, mi hai abbandonato. Va bene, questa è la parte più simpatica. Sì, allora, intanto ci abbiamo scherzato abbastanza. Mandiamo un saluto a un nostro caro amico, Alessandro Palazzoni, che è il nostro fotografo ufficiale, quando capita nei dintorni. Ciao Ale, grandissimo. Ciao, Ale. E che dire, Michele, tu prima hai parlato di distacco dell'emozione per capire e per arrivare a svolgere al meglio la terapia, però devo dire che quando si vivono anche da parte tua esperienze del genere, l'emozione non la si può trattenere, deve essere incredibile. Questo è assolutamente vero, però ecco, in realtà il processo avviene in modo inconscio, cioè questo è importante dirlo, come avvenga. E questo non lo sappiamo, questa è la cosa che fa parte del mistero, perché ancora non abbiamo tante certezze, come facciamo a saperlo? Cioè, però sappiamo che nel rivivere quel tipo di esperienza a livello inconscio, consente, attraverso quello che ho chiamato il linguaggio dei sogni, perché di fatto è come essere in uno stato onirico, cioè quindi di sogno, sappiamo che si riesce a lavorare su queste cose, cioè sulle problematiche che le persone portano, quindi disturbi di vario tipo. Ed è curioso perché nel rivivere quel momento particolare, si stacca, come improvvisamente si staccano questi due, si separano. È proprio sganciamento improvviso. Esatto, si sgancia. Si ritrovi da un'altra parte. Possiamo... E allo stesso modo, prego. No, vai pure, Filippo. E allo stesso modo la cosa incredibile è che la persona nel vivere questo prova delle emozioni che... poi definisce realistiche, cioè come se le stessi vivendo. D'altro canto noi dobbiamo pensare che anche nel sonno o nel sogno noi viviamo le stesse emozioni che viviamo in uno stato di veglia, cioè il nostro inconscio lavora sempre. Faccio un esempio: se stiamo vivendo un incubo e ci svegliamo improvvisamente, noi quell'angoscia, quell'incubo lo stavamo vivendo, quindi quelle emozioni che viviamo nel sogno le proviamo,
e le proviamo così come nello stato di veglia. Anzi, in alcuni casi le emozioni che viviamo nel sogno sono addirittura più intense di quelle che viviamo durante lo stato di veglia. Certo. Ed è questo che è curioso, perché in quel momento lì è possibile intervenire come psicologo nel far vivere, portando avanti e indietro la persona da quell'esperienza in modo delicato, cioè la porti avanti e gliela fai rivivere tante volte fino a quando quell'esperienza non conta più nulla. Questo è il senso del mio lavoro. E così facendo la persona automaticamente si libera anche da conflitti, da fobie, da lutti che non ha mai elaborato. Succedono queste cose. Possiamo benissimo allora dire, anzi ribadire, come facciamo sempre a Saravero, che anche questa sorta, questo incontro che avviene tra terapeuta e tra virgolette paziente doveva avvenire, è come se fosse guidato dal fatto, perché qui io ci adoro... porta al tema della sincronicità del tempo, esatto, cioè al fatto che noi le persone le rincontriamo, cioè quelle persone, come dicevo io prima, questo non lo sostengo solo io, ma lo sostengono anche gli studiosi di scienze animistiche, ma insomma tutti quelli che si occupano di reincarnazione, che noi ci reincarniamo a gruppi, cioè che le persone che conosciamo le abbiamo in realtà già incontrate in qualche modo, con ruoli diversi o con caratteristiche diverse o magari in tempi diversi. E ovviamente, non so, nostro padre o nostra madre poteva essere, non so, nostra sorella piuttosto che la zia o una persona vicina. Quello che è importante capire è che, vero o non vero, poiché uno ci crede o non ci crede, ognuno ha il suo modo di vedere le cose, però durante la regressione, la seduta, io lo chiedo, quella persona che stai incontrando adesso, chi ti ricorda, osservala attentamente e vengono fuori cose incredibili. Ah, in questo momento mi ricorda mia zia o un parente magari lontano, ma pensa a te, io questa persona qui non ci penso da 20 anni, no? Cioè, ti raccontano cose che davvero hanno dell'incredibile. E spesso e volentieri quelli che noi diciamo, ah, coincidenze, non ci sono le assolutamente coincidenze, no. Il caso non esiste, assolutamente. E questo lo dice Michele Guandalini, ma lo dice anche la fisica dei quanti, il concetto del tempo verticale o immaginario, che ci riporta l'idea che tutto è sincronico. E poi è comunque, mi viene da dire, comunque tutto scritto, perché nelle mie umili ricerche, no? Tu prima hai citato Roger Penrose, il fatto che queste particelle quantiche siano prevalentemente gassose mi riporta alla memoria il corpus hermeticum di Ermete Trismegisto, quando si parla della sincronicità fra ciò che avviene qua e i movimenti degli astri nel cielo. Quindi, è quello che infatti i greci sono stati i primi a parlare, esatto, di ciclicità e soprattutto di coincidenze, in sostanza, che le coincidenze non esistono e che gli eventi si ripetono. Ne aveva parlato anche Nietzsche di questo, insomma ne hanno parlato in tanti. Certo. Oggi abbiamo la certezza dagli ultimi studi recenti che questo è il principio. Basti pensare a Steve Hawking, insomma, no? I buchi, certo, neri, cioè, certo, noi sappiamo che là dentro il tempo è nullo, e pensare che tra l'altro di questo ne aveva parlato anche Einstein, e questo è importante perché lui, ovvio, che insomma, voglio dire, è un'autorità che ribarrà nel tempo per sempre, no? Cioè che il tempo tende a zero laddove un pianeta collassa e lo spazio è infinito, poiché l'universo è infinito, il tempo tende a zero e i buchi neri ce lo documentano. Assolutamente. Ma visto che, come qualcuno diceva, bussa e ti sarà aperto, chiedi e ti sarà dato, andando a cercare si può trovare veramente di tutto. E facciamo una piccola carrellata di immagini dove possiamo andare a leggere quello che i grandi personaggi, dal più arcaico passato fino quasi ai giorni d'oggi, avevano già, tra virgolette, detto o predetto su quello che è la reincarnazione. Prego, regia. Allora, andiamo a vedere Ovidio, poeta latino. La cosiddetta morte è il solo rivestirsi di una cosa vecchia in una nuova forma e abito. È lo spirito disincarnato che vola qua e là, gettato da una dimora all'altra. L'anima è sempre la stessa, solo la forma è perduta. Vai pure, Simo. Cicerone. Altra possente prova che gli uomini conoscono molte cose prima della loro nascita è la loro capacità, nella tenera infanzia, di afferrare fatti innumerevoli con una rapidità che dimostra come essi non ricevano questi fatti dentro di loro per la prima volta, ma li ricordino e li richiamino alla mente. Empedocle. Io una volta fui ragazza e ragazza, cespuglio e uccello, muto pesce nelle onde. La natura cambia tutte le cose avvolgendo le anime in strane tuniche di carne, le più degne dimore per le anime degli uomini.
saltane alcune, Simo, perché ne abbiamo tantissime. O giovane Platone, sappi che se divieni peggiore andrai in un'anima peggiore, e in un'anima migliore se migliorerai, e in ogni successione di vita e di morte farai e soffrirai ciò che il simile ha del simile. Questa è la giustizia celeste. Saltane pure, Simo, perché altrimenti non finiamo più. Paracelso. Ogni essere umano ha le sue proprie tendenze. Queste tendenze appartengono al suo spirito e indicano il suo stato in cui esisteva prima di nascere. Distrutto questo corpo, se ne crea un altro con proprietà simili o superiori. Io direi che... Ma io vorrei dire un particolare che è importante, perché qui si torna indietro di 2500 anni, certo. Non sono pochi. Io posso anche dire che dalle ricerche che sono state fatte, che ho portato avanti anch'io, addirittura si parla della civiltà dei Veda, cioè le prime, sì, le prime tecniche di ipnosi regressiva, diciamo un po' così messe assieme in maniera anche molto così poco scientifica, però risalgono addirittura a 6.000 anni fa. Certo. Cioè, queste cose, ce ne sono tracce di questo, quindi fa capire che in realtà non è un tema così, voglio dire, recente, e quindi che da tanto tempo se ne parla, non solo, ma parlando degli autori che tu hai presentato, io vorrei ricordare Origene di Alessandria, che è stato nel 183 a.C., è stato uno dei primi a sistematizzare questo tipo di concetto, spiegando che l'anima si reincarna passando da un bicchiere di legno, cioè sempre migliorando in sostanza il legno, poi per passare al bronzo, poi all'argento e all'oro. Quindi il concetto della reincarnazione non è una cosa strana, e anche la Chiesa Cattolica fino al 553 d.C. lo contemplava questo principio. Quindi poi vabbè, Giustiniano disse che non era spiegabile niente di tutto questo e chiuse l'argomento, però ancora oggi ci sono molti ecclesiastici, ci sono molti parroci o comunque persone di chiesa che sono questo, interessati, come diciamo, questo, che lo considerano. Questo lo contemplo, sì, è un'ipotesi. Anche se nel nostro mondo occidentale, a parte parroci, studiosi, gente comune che considera con interesse, ora che tutte queste informazioni sono alla portata di mano, nel certo, senso che si trovano libri che ne parlano, filmati e così via, adesso la gente comincia a considerare con interesse questa possibilità, che devo dire è l'unica che rende giustizia di quelle che sembrano tante ingiustizie nella vita, queste differenze tra le sì, persone, sì, sì. Uno nasce in un paese africano e fa una vita povero, sì, povero, malato e così via, un altro gli va tutto bene e vive in un paese occidentale. Noi che viviamo in paesi occidentali siamo dei privilegiati, però forse in passato siamo vissuti in altri, assolutamente, in altri, cioè tutte queste io dico apparenti diversità tra le persone, apparenti diversità reali, apparenti ingiustizie, potrebbero essere risolte accettando questo discorso dell'incarnazione. Questo non ti dico che io l'accetti al 100%, ma sono interessata, ecco, quindi questi studi li seguo con, ma attenzione, con interesse. Vorrei anche dire che da un punto di vista neuroscientifico, quindi parliamo di scienza, ricerca documentata, noi abbiamo dentro di noi, e questo lo sappiamo dagli studi fatti, geni di persone di colore diverso, che hanno neri piuttosto che gialli, eccetera. Cioè, quindi l'idea che questo possa avvenire e che noi abbiamo vissuto davvero tante altre vite in altri luoghi, beh, anche questo in qualche modo, se vogliamo risalire indietro di generazioni, vediamo che nel nostro DNA molte cose sono trascritte, quindi assolutamente. La ricerca in qualche modo, come dire, si incontra con quelle che sono le teorie pseudo-filosofiche, che chiamiamo animistiche, o studi pseudoscientifici, con quello che invece è legato anche alla scienza più ortodossa, più blasonata, quindi la medicina in questo caso, no? Questo sì, è affascinante. C'è un altro appunto straordinario che mi è venuto in mente proprio ascoltando. Scusa, vorrei solo dire questo a testimonianza di quello che sto dicendo. Weiss, ma io stesso vedo, cioè, lo vedo durante le regressioni, noi abbiamo, spesso le persone mi documentano di essere di un altro sesso, di vivere in un'altra realtà, di avere un altro colore della pelle, quindi far parte di altre popolazioni, di altre civiltà, vissute ovviamente magari in altri tempi, e quindi anche loro mi raccontano cose che a volte è sconcertante, cioè donne che mi dicono di essere uomini, uomini che mi dicono di essere donne. Quindi l'idea che noi abbiamo già vissuto esperienze di altro tipo
è come dire, non è una cosa così strana se il nostro DNA poi di fatto, certo, a quei livelli qualcosa quindi, ci dice. E diciamo, testimonianze avvenute dopo l'esperienza di regressione che vanno a confermare quello che il paziente ti ha detto. Le hai avute quindi? Tantissime, sì, tante e anche molto affascinanti. Paolo ne ha parlato di queste due testimonianze, io la ringrazio per questo perché l'ha riportato. Io ho avuto due cose, brevemente perché sennò stiamo qui a parlare 4 ore, questo è evidente. Però per esempio ho avuto una persona che ha avuto improvvisamente durante la regressione, ha cambiato completamente tono, ha cominciato a lacrimare, ma stava parlando di una cosa e improvvisamente tac, è cambiato argomento e comincia a piangere, dice sto piangendo, sono dentro uno stadio nel 1930, mi chiamo David ma non capisco, abbiamo perso la partita, la finale 2-1, e piange, ma stava diluviando. Io dico, ma cosa è successo, cosa è capitato, non capisco, la gente in piedi mi sta applaudendo. E lui stava vivendo quell'esperienza, mi raccontava dello stadio, cioè i dettagli me li stava fornendo tutti. E a un certo punto, quando esce fuori dalla regressione, dice, ma è incredibile dottore, sai, io non capisco, le persone mi applaudivano, abbiamo perso eppure mi applaudono, a me tutta la squadra, io sono il capitano, eccetera eccetera. La mattina dopo mi trovo un messaggio dove questa persona, di cui ovviamente non faccio nome e cognome, anche se poi si è resa disponibile a fare testimonianze, era andato a fare una ricerca incredibile, aveva trovato che nel 1930 un certo David Jack aveva perso la finale ed era lui il capitano di questa squadra. Il capitano, esatto, ed era, avevano perso 2-1 e le persone avevano davvero applaudito perché comunque la squadra si era comportata con tutte le risorse che avevano, le energie che avevano, e quindi aveva manifestato insomma entusiasmo, voglia di vincere questa finale, ma purtroppo l'avevano persa 2-1, e tutto quello che lui mi aveva raccontato l'aveva perfettamente ritrovato. È stata una roba anche per me, che io sono abituato a furia di fare, non è che diciamo così mi faccio bene più di tanto, ma quando ci sono delle esperienze di questo controllo tempo, storico così preciso, ma preciso, David Jack che era nel 1930 aveva perso la finale, che lui era, cioè, è una roba incredibile, quindi sono cose che davvero, e lui non ne sapeva neanche granché di calcio, non era interessato alla materia, quindi voglio dire, anche questo lascia perplessi. Chissà, allora, adesso che ci siamo incuriositi, chissà se la nostra regia riesce a trovare un'immagine di questo David Jack molto alla veloce, così per chiudere questo cerchio. Esiste, perché tu me l'hai data questa immagine. Sì. Un'altra cosa meravigliosa. Me l'ha girata lui, sì. Un'altra cosa meravigliosa che mi è venuta in mente appunto ascoltandovi è che il padre dell'antroposofia, Rudolf Steiner, con un ragionamento semplicissimo, cosa disse? Disse che l'animale non ha biografia, perché l'animale nasce, cresce, muore come noi, ma non fa tante operazioni, vive di istinti, guidato da diciamo un istinto collettivo dove si mangia, si riproduce nelle stagioni, i bisogni primari dell'amore, esatto. Mentre l'uomo, quando arriva a manifestare l'io sono, arriva ad avere delle esperienze di diciamo collettive karmiche e anche legate ad una sorta di biografia che va a formarsi nella vita dell'uomo. E quindi questo è il motivo anche forse appunto della reincarnazione, perché l'uomo si crea una biografia dalla sua prima manifestazione umana, da quando arriva, fino a quelle successive, e questa biografia crea il cerchio karmico. Questo ragionamento, a mio parere, pensandoci, è semplicissimo, però ci voleva un genio per partorirlo. Come lui. Rudolf Steiner. Come lui Steiner. Era profondamente cristiano, aveva una grande adorazione per la figura del Cristo, di Gesù, però credeva fermamente nella reincarnazione, non trovava contraddizione. È certo. Tu Michele, quindi hai avuto esperienze oltre a questa che si sono proposte e che sono accadute davvero, da qualche altra curiosità che puoi regalare? Sì, c'era un'altra che riporto con piacere, poi ce ne sarebbero altre che ho riportato nei miei libri, quindi insomma io ho scritto 3 libri su questo tema, anche perché sono romanzi comunque, ecco, i miei sono romanzi. È un'altra esperienza che gradisco raccontare perché
anche questo è successo in un modo veramente singolare. Io purtroppo ero a un funerale e una persona, vedevo che continuavano a chiamarmi sul cellulare insistentemente, e ho detto, va, che non sia successo qualcosa, no? Quindi ovviamente non avevo la suoneria. Esco dalla chiesa e rispondo, ed era una signora che aveva fatto con me una regressione qualche mese prima. E mi disse, dottore, lei non sa che cosa mi è successo ieri, la prego, mi ascolti, era tutta affannata, anche molto emozionata, che cosa mi è successo ieri sera, non trovavo il suo numero e finalmente l'ho ritrovato tra gli appunti o dove l'aveva messo. E mi racconta che era durante la regressione era stata una contadinella russa nel 1961 e aveva presenziato l'atterraggio di una navicella che era poi quella di Yuri Gagarin. E questa cosa era anche molto curiosa, devo dire anche un po' simpatica per come era venuta fuori, no? Cioè racconta che era insieme ad altre ragazze che stavano lavorando la terra, come contadinelle russe, insomma, e che erano là tranquille. A un certo punto vedono arrivare questa palla d'argento, e la definisce così, che era atterrata, poi con questo paracadute, era atterrata al suolo. Ed era uscito Yuri Gagarin vestito con questa tuta arancione, con questo scafandro in testa, e le contadinelle vedendolo arrivare, potete immaginare negli anni 60 in Russia, dice, ma scusi, ma lei chi è? Questo disse, io sono Yuri Gagarin, no? E vengo dall'assù, quindi si sono anche spaventate, mi dico, come vengo dall'assù, vengo dal cielo, sai che cos'è sta roba, no? Probabilmente non c'erano tante televisioni all'epoca. E dopodiché cosa succede? Che la signora che mi chiama dice, ieri sera stavo facendo zapping, di nuovo il caso non esiste, almeno anche secondo me, e lei improvvisamente si ritrova su un canale mentre stava stirando le camicie e lascia lì. E questo canale era TV 2000 e la puntata è quella del 14 maggio del 2018, se non ricordo male. E lei stava facendo questa ascoltando così, quasi, e era un canale decisamente poco noto e conosciuto. E a un certo punto, mentre sta parlando un ingegnere dello shuttle, a un certo punto ferma la trasmissione un collega giornalista del conduttore e dice, un momento, vogliamo adesso ricordare l'atterraggio di Yuri Gagarin che nel 1961 è sceso in un campo della Russia, tra l'altro sbagliando perché io se non ricordo male la distanza dal punto in cui era previsto l'atterraggio era di circa 350 km, ma dovete pensare che se lassù sbaglia di un grado, quando arrivi giù, certo, è chiaro che la distanza è ben maggiore. E aveva raccontato le stesse identiche cose che mi aveva raccontato la mia cliente durante la regressione, quindi lei era sconcertata di tutto questo, al che siamo andati poi a fare una ricerca, perché insieme dopo ci siamo, come dire, sentite più volte, e io sono andato a vedere la puntata ed era veramente incredibile, perché descriveva esattamente quello che me... Attenzione, io registro tutte le sedute che poi regalo ai miei clienti, perché è un'esperienza unica, o comunque certo, sono esperienze importanti, profonde, no? Quindi avevo dato la regressione, che tra l'altro lei non aveva perso, quindi gliel'ho dovuta rispedire, ma insomma, alla fine, tutto quello che lei mi aveva raccontato nel riascoltare la regressione, quindi la seduta, era avvenuto. Che cosa vi devo dire? Sarà sincronicità? Questa è nata, se non ricordo male, nel 1974-75, quindi ci poteva anche stare qualcosa del genere, no? Fantastico, Michele. È curioso. Pelle d'oca. Decisamente. E purtroppo il tempo è tiranno, stiamo per chiudere, allora vorrei regalare un'altra chicca ai nostri telespettatori, che è un accenno di un meraviglioso film di Woody Allen che, per quello che mi riguarda, è poco conosciuto, però è fatto in una maniera talmente meravigliosa che non si può non citare e non far sì che voi ve lo andiate a cercare. Parla appunto di questo personaggio che si chiama Leonard Zelig, il quale, non sentendosi accettato dalla società, inizia a manifestare delle particolarità fisiche non proprio normalissime, non proprio standard per quello che è la vita di un essere umano. Ma andiamo a vedere questo spezzone. Automatically. Years ago, St. Patrick's Day,
wandered into a bar, wasn't wearing green. They made remarks. I turned Irish. You told them you were Irish? My head turned red. My nose turned up. Spoke about the great potato famine. Ecco, qui in questo spezzone cosa vediamo? Vediamo il momento in cui subisce un'ipnosi questo Leonard Zelig, racconta l'inizio del suo trauma infantile, cioè il fatto di non sentirsi accettato dai compagni di scuola per non aver letto Moby Dick, e questo lo portò ad essere escluso dalla classe. E quindi è proprio un trauma d'amore quello che subisce. È fatto talmente bene a documentario questo film che io, finito di vederlo, sono andato a cercare chi fosse questo Leonard Zelig, pensando che fosse un personaggio reale. Invece no, è stata pura invenzione di Woody Allen. Voi lo conoscevate questo film? Io no, non l'avevo visto. Allora andiamo a vedere questo secondo spezzone dove vediamo quello che succede a questo personaggio. Long Island e i signori Porter Sutton, mecenati appartenenti al bel mondo. Uomini politici e poeti si mescolano al fiorfiore dell'alta società. C'è anche Scott Fitzgerald, che descriverà gli anni venti per le generazioni future. Annota nel suo taccuino qualcosa su un ometto curioso, un certo Leon Selwyn o Zellman, che sembrava proprio un aristocratico e cantava le lodi dei ricchi conversando con la gente bene. Parlava con venerazione di Coolidge e del Partito Repubblicano, il tutto in un raffinatissimo accento bostoniano. Un'ora dopo, scrive Scott Fitzgerald, rimasi di stucco nel vedere quella stessa persona parlare con gli sguatteri. Adesso pretendeva di essere un democratico e si esprimeva in un accento rozzo, come fosse uno del popolo. È questa la prima volta che si fa caso a Leonard Zelig. Chi era questo Leonard Zelig che sembrava suscitare dovunque impressioni così diverse? Affascinata dal fenomeno Zelig, la dottoressa Fletcher organizza una serie di esperimenti ed invita gli scettici colleghi ad osservare. Sotto gli occhi dei medici, Zelig diventa uno psichiatra perfetto. Quando fanno entrare due francesi, Zelig si appropria del loro carattere e parla francese abbastanza bene. Accanto ad un cinese, comincia ad assumere un aspetto orientale. A questo punto la storia è trapelata alla stampa ed il pubblico, assetato di emozioni e novità, ne è subito accattivato. Quello che vediamo da questo spezzone è che questo personaggio appunto subisce un trauma tale per cui, non sentendosi accettato da bambino, si porta dietro sempre questa difficoltà fino in età adulta, arrivando addirittura, come abbiamo visto, a cambiare d'aspetto per far sì che venga accettato dalle persone con cui è a contatto. Abbiamo visto cinesi, francesi, oppure addirittura psicoterapeuta, dottori, psichiatri, laureati, psichiatri, no? Persone che di levatura sociale diversa dalla sua, ma che lui riesce a raggiungere in questa manifestazione di disagio. Quindi, che dire, che alla fine lo sciogliere i nodi di questi problemi psichici è sempre l'arrivare all'amore per una persona e far sì che questa persona lo dia a sua volta agli altri. Quindi questo è anche l'obiettivo vostro, no Michele? Riguardo a questo tema io vorrei dire una cosa che penso possa fare piacere adesso molto spesso a qualcuno, magari a qualcuno un po' meno, ma poi spiegherò la ragione. Molto spesso noi perdiamo i nostri cari, succedono, questo fa parte del destino, no? Se è vero che tutto è già scritto, in qualche modo le cose avvengono perché devono avvenire. Però è anche vero che, e io sono convinto di questo, anche in base alla mia esperienza, non soltanto alle mie letture, ai miei studi, ma anche all'esperienza di terapeuta, che in qualche modo noi ci troviamo e ci ritroveremo. Perlomeno con quelle esperienze, con quelle persone con cui dobbiamo continuare a fare quelle esperienze. Io di questo ne ho quasi la convinzione, insomma, di questo sono abbastanza sicuro. E questo spezza un po'... così una lancia a favore di chi si sente disperato perché ha perso un caro, ha perso un vicino, eccetera. E soprattutto quello che credo è che di fatto il nostro corpo sia soltanto un veicolo per portare a spasso, tra virgolette, a fare esperienze, la Paola parlava di prove, no? Come diciamo noi, di fare delle prove, la nostra coscienza, la nostra anima. Quindi che in qualche modo la materia che è animata appunto, cioè anima, ha un'anima,
Quell'anima deve fare quelle esperienze, evidentemente è un percorso che deve fare e utilizza quello strumento di cui in quel momento beneficia, che è in questo caso il corpo fisico. E infatti non si spiega perché noi siamo esseri animati, certo. A differenza di un pezzo di legno, piuttosto che no, il legno magari è anche animato perché sappiamo che proviene da un albero, ma un metallo o un sasso è inanimato. Allora quell'anima che ci consente di muoverci, di essere esseri animati, evidentemente una ragione ce l'ha per entrare nella materia, come diciamo nel corpo fisico. Quindi l'idea, secondo me, non è soltanto un'idea, ma è un'ipotesi assolutamente plausibile, cioè che di fatto noi torniamo a fare delle esperienze e le rifaremo fino a quando, probabilmente, come dice Brian Weiss, in quanto entità pure, abbiamo fatto tutte le esperienze che dovevamo fare e non dobbiamo più tornare e rimarremo lassù. Qualcuno dice nella luce, qualcuno dice nell'ovunque o comunque in cielo. Non sappiamo dove. Ecco. Assolutamente. Però dobbiamo avere grandi speranze, ecco, per dopo, per quello che succede. Sarà, assolutamente. Credo una grande sorpresa e superiore a tutte le aspettative. Beh, le esperienze di N10 raccontano di questa meraviglia, ma ora non apriamo questa tematica, se no stiamo qua tutta la notte. Certo. Io ringrazio tantissimo la meravigliosa Paola Giovetti con l'immagine del suo ultimo libro, Incontri. È uscito un mese fa è la storia dei miei 40 anni ormai di ricerca in questo campo, tutti gli incontri che ho fatto in tutti questi anni. E noi ti ricordiamo appunto con Cecchi Paone alla presentazione di Mister O, dove c'erano personaggi incredibili che lievitavano, che scrivevano in psicografia, incredibile. Ringrazio di tutto cuore anche il dottor Michele Guandalini, è stato meraviglioso ascoltarti. E un abbraccio a tutti i telespettatori di Saravero, ci vediamo venerdì prossimo, vi auguro buonanotte, buon weekend, ricordiamoci che in questo periodo nonostante tutto non siamo soli, rifugiatevi in queste tematiche perché è veramente la salvezza per il cuore, per lo spirito, per l'anima, e buonanotte e sogni d'oro. Ciao a tutti, alla prossima!